Oggi siamo a Verona in occasione della giornata di workshop alla vigilia del congresso della SICC, la Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva, e abbiamo il piacere di avere con noi Raffaele Poppolo e Giancarlo Di Maggio, psichiatri, psicoterapeuti di Dati SICC e fondatori del Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Roma. Benvenuti Grazie. Ciao, e grazie. grazie per la Ciao. vostra disponibilità. Iniziamo la nostra chiacchierata e rivolgiamo una prima domanda. Potreste spiegare sinteticamente a chi magari non lo conosce il vostro approccio? Le caratteristiche distintive, in estrema sintesi, naturalmente, sono da un lato l'attenzione in tutta la procedura decisionale a regolare l'intervento sul livello di abilità dei pazienti di descrivere gli stati mentali e utilizzarli al fine di ridurre la sofferenza e avere relazioni interpersonali più adattive. Quindi, costantemente il terapeuta cerca di accorgersi quanta informazione mentalistica il paziente è in grado di rappresentare a se stesso e al terapeuta. E quindi cerca di promuovere l'intervento nella cosiddetta zona terapeutica di sviluppo prossimale. Il paziente non sa descrivere bene l'emozione e il terapeuta sa, con buona pace del proprio bisogno di efficacia, che l'intervento al quale deve aspirare è migliorare l'accesso alle emozioni. E se ci riesce è felice, anche se il paziente ovviamente continua a soffrire, continua ad avere un miliardo di problemi, ma noi stiamo facendo quello che in quel momento è possibile. L'altro elemento distintivo è l'attenzione costante alla dimensione interpersonale in vari modi. Da un lato per noi è decisivo il ruolo dei cosiddetti schemi interpersonali, che sono quelle strutture sedimentate nel corso dello sviluppo, probabilmente a base temperamentale anche, quelle strutture con le quali le persone si muovono in relazione, guidate dai loro scopi, e formano un sistema di previsioni sul destino relazionale dei loro scopi. Detto semplicemente, desidero essere apprezzato. Ho un'idea nucleare dentro di me di scarso valore. Sì, vorrei essere apprezzato, però sotto sotto ho dei dubbi su quanto posso valere. Dall'altra parte, io spero che di valere qualcosa. Questo tipo di spinta, questo tipo di slancio di essere apprezzato si rivolge necessariamente all'altro, perché è una spinta relazionale, quelli che poi si chiamano i sistemi motivazionali Certo. interpersonali, di cui poi Raffaele e io parleremo abbondantemente ampiamente durante il workshop. Per cui formulo una serie di previsioni, di attese su come l'altro risponderà. In qualche modo lo schema interpersonale è implicitamente un test relazionale, continuamente attivo. Cioè io desidero questo, ho queste idee oscillanti su di me, vediamo l'altro che tipo di risposta mi dà, quella sperata, desiderata, quindi mi apprezza e questo tirerà fuori l'immagine nucleare positiva, oppure accidenti, stiamo parlando di pazienti naturalmente, confermerà quello che temo, cioè di non valere niente. Okay. Quindi queste sono le strutture, che sono strutture previsionali, quindi ci dicono come andranno le cose, sono strutture di selezione dell'informazione, cioè cosa mi interessa nell'ambiente, fammi vedere se ci sono facce che stanno esprimendo un giudizio su di me, sono strutture di decodifica, vediamo quello che sta pensando di me, no? In questo momento Raffaele, mentre io parlo, è preoccupato, critico, divertito, secondo me è No, preoccupato, penso. divertito no. Divertito no, è come dire la lettura Concentrato del sì. concentrato per vedere che cosa dico. Io sono preoccupato all'idea che, come dire, troverà dei difetti Vorrei e indurti un po' di qualche preoccupazione, non ci ma sta non ci riuscendo, riesco. secondo me ci sta riuscendo benissimo. Assolutamente. Ecco, Questo è per il suo schema, no? questo assolutamente, questo è il test relazionale in azione praticamente. E quindi, come dire, assolve a tutta una serie di funzioni. Poi ovviamente plasmano le relazioni reali, ok? Per dire, sempre un po' giocando fra di noi, se io avessi davvero in azione lo schema di timore del giudizio, che per carità c'è la camera davanti, quindi da qualche parte ce l'ho, e costruissi Raffaele come critico severo giudicante, comincerei a diventare un attimino teso, preoccupato. Raffaele noterebbe la preoccupazione, potrebbe allarmarsi. Io comincerei a pensare, oddio, lo sto deludendo, sto danneggiando l'esito dell'intervista.
potrei intervenire al posto tuo. E questo mi farebbe sentire assolutamente una nullità totale e si creerebbe quello che si chiama ciclo interpersonale. Quindi, come dire, e questo sono fondamentale nell'interazione del terapeuta. Una cosa che diciamo sempre, perché secondo noi lì ci sono dei rischi più importanti di errore terapeutico, è che bisogna distinguere lo schema interpersonale, che è una struttura interna della persona, e il ciclo interpersonale, che è qualcosa che avviene nel processo. Lo schema interpersonale è il vero obiettivo del trattamento, il ciclo interpersonale ha un impatto sulla relazione terapeutica, ma diventa un motivo di intervento terapeutico dopo. Perché dire al paziente, guarda, tutto sommato, le cose brutte che ti succedono nella vita, che ti portano a sentire che i tuoi scopi non sono realizzati e realizzabili, alla fine un po' te li cerchi. Significa mettere una bella lastra di cemento su uno che stava già con un piede nella fossa, sostanzialmente. È proprio un errore che noi consideriamo piuttosto grave nella nostra formulazione della TMI. Quindi diciamo, queste sono due caratteristiche fondamentali. Ce n'è una terza che non abbiamo aggiunto nel nome, perché già terapia metacognitiva interpersonale è spropositatamente lungo. Se ci avessimo aggiunto esperienziale, penso che i nostri corsi, i nostri libri non sarebbero i meno seguiti, venduti della storia della psicoterapia. Però di fatto è una terapia esperienziale, questo si vedrà tantissimo nel prossimo libro in uscita fra qualche mese per Raffaello Cortina, Corpo, Immaginazione e Cambiamento. Ovvero, quando andiamo a riscrivere la vita delle persone, a riscrivere la mappa del mondo, non lo facciamo semplicemente a livello cognitivo, non è una terapia che si basa tanto sul ragionamento semantico, cosciente, logico e deduttivo, per carità, è una componente comunque molto importante. Noi vogliamo che le persone rivivano lo schema in seduta e comincino a tentare di alterarlo. Poi riflettiamo insieme al paziente con una formulazione rigorosissima, precisa, cosciente, organizzata, sul tipo di processo che è accaduto, però in qualche modo è un tipo di intervento che mira alla riscrittura, come dire, procedurale prima ancora di quella cognitiva. No, io stavo pensando a tal proposito di portare, sì, lavorare sullo schema anche per far vedere quanto è rigido, quanto sì, è scritto nella propria esperienza, quasi, sì, e appunto dicevi, procedurale, quasi corporeo. Quasi, no? Corporeo, certo. Ma l'idea è quella poi di arricchire appunto le modalità relazionali, il come affrontare le situazioni con schemi che magari mai esplorati, sì, mai considerati, e che ad esempio nella terapia metacognitiva di gruppo questo diventa, sì, uno degli obiettivi strategici, perché immaginiamo di lavorare sugli schemi interpersonali, non solo cerchiamo di far vedere alla persona, al paziente, quanto questo è pervasivo nella sua esperienza, certo, ma facciamo vederlo nel gruppo che ci stanno anche altre modalità di poter gestire quella situazione che loro proceduralmente erano abituati a affrontare sempre nella stessa, certo, maniera. E questa in effetti è proprio un'altra caratteristica, non distintiva per carità, ma nucleare, una sorta anche quasi di filosofia sottostante alla TMI, che è una terapia che è volta quasi più alla promozione della salute, alla creatività, all'innovazione, più che allo smantellamento della patologia. Noi costantemente cerchiamo di portare i pazienti verso l'ampliamento del repertorio, verso l'idea che i loro desideri siano in qualche modo realizzabili, che non significa che glieli vogliamo fare realizzare nella realtà, è proprio una riscrittura dell'idea che tu hai speranza. Nel farlo, nello spingerli costantemente in quella direzione, smantelliamo gli ostacoli che sono la psicopatologia. Quali sono le caratteristiche, diciamo, invece del protocollo che presentate, TMI di gruppo, rispetto al lavoro individuale? Qual è il valore aggiunto, no, che porta? Il protocollo di terapia di gruppo è nato, già può essere importante definire il contesto e il modo in cui questo è nato all'interno dei servizi pubblici, sì, tant'è vero è stato validato all'interno di un servizio pubblico, quello di Modena, dove è stato applicato da operatori supervisionati, ma operatori del servizio. Questo perché lo dico? Perché nasce dall'idea di trovare una modalità efficace ed efficiente per affrontare tutto il lavoro che Giancarlo ci ha prima detto, ossia quello di poter arricchire gli scenari, no? Le modalità relazionali di fronteggiamento delle situazioni, non solo, ma di arricchire anche
di promuovere quel funzionamento metacognitivo, no? Questa parola che la prima parola, no, prima c'è terapia, Sì, poi quello. c'è metacognitivo nel nostro approccio, ossia quella capacità che permette, come diceva prima Giancarlo, di riconoscere le emozioni che sono quelle che ci muovono, eccetera. È un protocollo che serve per poter dare una risposta a più persone, quindi dal punto di vista, però non tanto limitando quello che sono i presupposti teorici, Certo. quindi sfruttando quello che può essere il contesto, il setting gruppale, insomma il gruppo, non solo perché ci fa risparmiare, ma perché ci dà delle opportunità, come diciamo prima, che possono in teoria accelerare quello che può essere l'apprendimento di strategie e la palestra, l'allenamento di funzioni. E quindi il fatto di poterlo indicare per pazienti giovani, che ne so, perché in fase iniziale, infatti i gruppi che abbiamo fatto a Modena erano praticamente tutti fra i 16 e i 20, 25 sì. anni, di pazienti giovani che quindi ancora molto, dove la memoria procedurale già si è strutturata, grazie, va buono, però ancora non si è cronicizzata, concretizzata, eccetera. E poi ma un gruppo che ci permette non solo quindi di allenare le funzioni, ma di, attraverso l'interazione, attraverso il confronto, no, poter ampliare quello che è la comprensione dell'altro. Poter accedere poi, ma questo nel libro che uscirà a questo punto, mi sa, Marzo ma a marzo, 2019, no? sì. Parleremo proprio di come queste strategie possono essere quelle gruppali, possono essere utilizzate non solo quindi in pazienti giovani, eccetera, ma anche il valore aggiunto, laddove nel setting individuale ci può essere un arresto, un blocco, il paziente con le strategie cognitive solite magari ha difficoltà a rompere alcuni schemi, utilizzeremo. Di maggio qui al congresso ce ne parlerà tanto di tecniche Sì. immaginative, eccetera. Una strategia economicamente vantaggiosa può essere appunto quella che utilizziamo poi non so se parliamo, però che utilizziamo nella terapia metacognitiva di gruppo, quindi una parte esperienziale di role play. L'idea del protocollo di TMI di gruppo nasce da qualche cosa che è un po' nello spirito degli sviluppi teorico-clinici degli ultimi anni al centro di terapia metacognitiva interpersonale, tantissimo condiviso fra l'altro con Paolo Ottavi e Giampaolo Salvatore, che insomma sono anche i coautori del prossimo libro, insomma c'è molto lavoro di squadra, ma tutto lo studio, comunque un gruppo estremamente attivo e estremamente creativo e anche un bellissimo rapporto cooperativo, nonché di amicizia, nonché di birre la sera, ma È insomma di più. questi sono. E sostanzialmente noi abbiamo sempre avuto un'attenzione maniacale alla formulazione, quindi l'intervento deve essere mirato lì, ok? Senza attenzione all'urgenza, a meno che il paziente non sta sul cornicione, ma a capire che in quel momento l'intervento più corretto è quello perché va a smantellare. Nel corso degli anni, anche un po' confortati da alcuni primi risultati empirici dei piccoli studi di efficacia pubblicati sulla terapia individuale, ci stavamo chiedendo quanto possiamo incidere, quanto possiamo velocizzare il trattamento? Perché comunque siamo costantemente in un tentativo di migliorare, di aggiustare. E allora la svolta esperienziale è andata in quella direzione, cioè costantemente pensare quali strumenti rendono il cambiamento più efficace. E nel protocollo di gruppo ci siamo detti, io e Raffaele, quando abbiamo fatto le prime, Raffaele e io, abbiamo fatto le prime formulazioni. Uno, che la teoria dei sistemi motivazionali interpersonali, quindi Liotti, Lichtenberg, Paul Gilbert, Panksepp, che a noi ovviamente serve tantissimo per concettualizzare il paziente, poteva essere insegnata ai pazienti, per condividere, quindi dire, in maniera che loro sapessero quali sono le nostre idee su cosa li spinge ad agire e i motivi della sofferenza. E la parte psicoeducazionale, che è fondamentale nell'approccio TMI di gruppo, nasce da lì. Cioè, ma se andiamo a spiegare ai pazienti come funzionano sulla base delle teorie che ovviamente informano il nostro intervento, non è che questo qua gli semplifica la vita? E questa è la prima cosa. E poi c'è la componente del roleplay, no? Con l'idea che in qualche modo anche in 16 sedute si potesse riuscire a trasmettere un certo tipo di conoscenza e
cosa per noi fondamentale, fargliela risperimentare. Quindi sistema motivazionale, rango, attaccamento, sessualità, cooperazione, esplorazione, autonomia, episodio narrativo, gioco di ruolo finalizzato a capire il funzionamento, a capire meglio gli schemi e ad ampliare la lettura degli stati mentali. No, quindi diciamo questo è stato un pochino il disegno. La parte psicoeducativa, dove vengono spiegati i sistemi motivazionali, però ecco che diventa anche quella una parte di apprendimento e di assimilazione, perché è vero che in terapia cognitiva, ma adesso anche in psichiatria, non basta pensare ai bipolari, c'è molta psicoeducazione, perché l'idea è quella, sì, possiamo insegnare, sì. Però questo insegnamento, se poi lo facciamo molto a partire anche dall'esperienza, da quella esperienza vissuta nel qui ora in seduta, noi facciamo vedere dei video, no? E poi cosa gli suscita, i commenti, quindi non solo vedono quello che teoricamente gli abbiamo spiegato, ma lo sentono, gli partono delle memorie, come direbbe Giancarlo, memorie autobiografiche, eccetera. E quindi è una parte, è un apprendimento che però si radica, abbiamo visto, molto nell'esperienza poi delle persone, dei partecipanti. Questo è una parte in più, che poi dopo va a smuovere la seconda parte, che invece è una parte esperienziale, dove il role play dovrebbe favorire in quei pazienti che magari hanno difficoltà tramite appunto il colloquio diretto ad accedere a tutta la propria esperienza, lì riescono più facilmente. Sì, assolutamente. È stato il motivo immediato per creare questo, diciamo, protocollo, però è stato importante, è quello di avere dati di efficacia. Cioè era il momento di cercare di vedere, ma la terapia metacognitiva interpersonale funziona? Hai bisogno di documentarlo, perché ti muovi comunque in un mercato internazionale che te lo chiede. Non hai dati di efficacia, puoi essere anche carino e simpatico, per carità, però poi ti vai a scontrare con dei giganti che possono essere la DBT, la schematerapia, la mentalizzazione, la terapia del transfert, che hanno pesanti dati di efficacia. E devo dire che Raffaele in questo è stato straordinario, perché è riuscito a Modena a fare un trial randomizzato pilota che abbiamo già pubblicato, che è una cosa per noi di un'importanza gigantesca, visti anche i risultati, perché il gruppo che ha seguito la TMI di gruppo è andato bene. Abbiamo avuto dati belli in termini di dropout, 2 pazienti soltanto su 10, che non è male, oltretutto il primo gruppo con terapeuti, diciamo, anche abbastanza giovani, non con anni e anni di formazione TMI. Ottimi risultati in termini di miglioramento sintomatico, di funzionamento, di aumento della metacognizione. E la cosa bella è che, ripeto, questa è una soddisfazione ed è anche il lavoro che stiamo facendo adesso, è che Raffaele sta adesso conducendo un secondo trial basato sulla power analysis, cioè visti i risultati del primo, per avere dei risultati solidi, come dire, che ci dicono funziona o non funziona davvero, quanti pazienti dobbiamo reclutare. E in realtà è venuto talmente bene il primo trial in termini di efficacia che per il secondo, per averne uno abbastanza potente, bastava 20 e 20. E quindi ne abbiamo già condotto la metà, quindi penso che nel giro di 7-8 mesi dovremmo completare il secondo. E non solo in Italia, questa è anche l'altra cosa bella, ci abbiamo creato qualche cosa che ha suscitato interesse all'estero, e questo non è una cosa così frequente. Cioè in questo momento l'approccio nostro viene utilizzato in Spagna, e abbiamo già i risultati di un primo gruppo pilota con 10 pazienti, di nuovo un solo dropout su 10 pazienti, e qui abbiamo anche inserito pazienti borderline, inserendo un piccolo modulo sulla regolazione emotiva, e abbiamo già i risultati, insomma, cioè i calcoli sono stati fatti, i risultati sono ottimi anche. Viene utilizzato in varie unità pubbliche in Norvegia, anche lì abbiamo dati preliminari su 16 pazienti, 0 dropout. Stiamo parlando quindi di un approccio che i pazienti reggono, e stiamo parlando di pazienti con disturbo di personalità. Immaginiamoci i disturbi di personalità degli spagnoli, quelli degli italiani, gli evitavi, i 16 pazienti norvegesi sono tutti disturbo evitante di personalità, che non è la categoria di persone con più entusiasmo a restare in una relazione terapeutica. Cioè, quindi tenerne 16 per tutto il gruppo con dei buoni risultati di outcome, adesso stiamo facendo i calcoli con i colleghi di Oslo, e insomma, no? E abbiamo
diciamo, stiamo, Raffaele ha raccolto altri due Altri due. gruppi che stiamo per pubblicare anche adesso, insomma, anche lì abbiamo quanti dropout? 2 su 17, 2 su 2 su 17. 17, insomma, comunque, cioè, l'aderenza al trattamento è tutto compreso, stiamo parlando del 90%, che nel campo dei disturbi di personalità cominciano a essere dei dati interessanti, in presenza di outcome comunque buoni sulle variabili che abbiamo misurato, insomma. Quanto è stato ben accettato all'interno del servizio? Quindi Sì. parliamo di, cioè, se io parlo che inizialmente Daniela Rebecchi, che era adesso in pensione il primario, no, del servizio, no? Ha reso possibile l'inizio, però lei che è andata in pensione, ancora il servizio si propone, si offre per continuare. Il nuovo responsabile, Brunello, ha intenzione di continuare a replicare il gruppo. C'è stata, ed ecco dal punto di vista clinico, che poi sono le cose che ci interessano anche noi, ci interessano anche gli studi di Sì, certo. efficacia, però una buona risposta dei pazienti, ma anche dei terapeuti. Perciò molto interessante sia il connubio tra la ricerca, il Certo. privato e il pubblico, sia l'apertura e la buona risposta dei pazienti. Questo è fondamentale. Fa ben sperare anche per un'applicazione più Sì, estensiva. certo. Ci sono come dire, delle tipologie di pazienti che secondo voi hanno un miglioramento o per cui ritenete più efficace l'applicazione anche del protocollo di gruppo, o pazienti per cui viceversa può essere magari un po' prematuro o non indicato? Nell'esperienza di Modena, inizialmente, infatti non l'abbiamo inserito, no? Non abbiamo inserito pazienti che avevano dei tratti disregolati significativi. Devo dire, sono contento, no? Per quanto riguarda invece i dati che sono venuti dalla Spagna. Noi perché non l'abbiamo inserito? Perché per poter inserire un paziente con problemi di disregolazione, atti impulsivi, eccetera, lì devo essere certo che i conduttori tengano bene, perché abbiamo manualizzato tutto, abbiamo manualizzato anche come gestire l'emergenza all'interno del gruppo, l'idea, anche per quanto riguarda il numero di assenze, no? Allora, se essendo un gruppo chiuso, a tempo limitato, prevedere un numero eccessivo di assenze potrebbe inficiare proprio il lavoro, perché ti perdi Ti perdi, tutta una certo. parte di psicoeducazione. Quindi pazienti che possono avere delle oscillazioni sia emotive sia nello stabilire un buon contatto e garantire una continuità al momento, dico al momento perché poi dentro di noi, così come abbiamo fatto con la terapia individuale, per il momento era per gli individui guardati, Sì, poi di fatto. però vediamo un po', anche questo congresso Salvatore ci presenterà qualcosa Cosa sui facciamo con i cosa border, sì. facciamo con i border. Però ecco, per essere rigorosi dal punto di vista metodologico, abbiamo pensato di limitarli alla categoria. Quindi, poi un'altra area problematica su cui ci siamo molto interrogati, soprattutto perché erano giovani, erano l'uso e abuso di sostanze. Certo. Perché? Perché l'idea che un ragazzo possa non fare uso la vediamo velleitaria. Uso continuativo, ma soprattutto un uso prima di venire in No, certo. seduta, là ti comprometteva proprio anche la partecipazione, Sì. l'accesso, se noi dobbiamo fare un roleplay, quindi accedere Eh no, certo, se all'esperienza, è stai tutto confuso. sotto cannabis, la voglia è Accedi ad a cercare altro, gli non lo stati so a che mentali. cosa accedi in quel sotto cannabis. O alcol, quindi inizialmente abbiamo visto con difficoltà questo, l'uso di sostanze, una disregolazione. Qualche dubbio, cioè, lo abbiamo avuto sulle capacità intellettive, quindi quando parliamo dei ritardi. Ah, beh, Questo certo. è però perché dico questo? Perché nei servizi il concetto di ritardo mentale non è molto, si tende a No. essere
un po' troppo rigidi, espulsivi, eccetera. Ci sono pazienti che potrebbero. Però le capacità cognitive per comprendere uno schema ci Esatto, devono sì, però essere, se vai a vedere, basta che stai al di sotto di un punto che non è roba nostra, è di un altro servizio. certo. E questo vedete come il contesto poi poteva influenzare. Questa è una ricerca proprio nel mondo, nella realtà di clinica. Quindi questi erano gli elementi un po'. Non abbiamo coinvolto, perché era per rivolto a disturbi di personalità, pazienti che potevano essere, che avevano disturbi di personalità schizotipico, proprio perché questo poteva avere si poteva trattare di pazienti che magari erano più vicini per la produzione positiva all'area delle psicosi e quindi essere più vicini ad un'altra diagnosi. Ecco. Guarda, in aggiunta a quello che dice Raffaele, ci sono due o tre spunti. Uno che allora non è un criterio diagnostico, però in qualche modo, siccome è fondamentale che il gruppo sia dedicato a persone che sanno che stanno lavorando sulle loro strutture interne, cioè per partecipare al programma ci sono alcune sedute individuali e ce n'è una in particolare iniziale che è per la formulazione dello schema, no? Cioè la persona capisce di avere uno schema interpersonale. Allora, quello è importante perché significa che una specie di criterio di inclusione è una precapacità di differenziare, capire sì, le mie relazioni sono una schifezza, però il mio modo di vederle forse può essere un po' rivisto, no? Devo dire che in questo sarebbe molto no, auspicabile, non lo so, corretto. In realtà noi ci siamo tenuti con pazienti che riuscivano a ricostruire, L'episodio. sì, quella che è la riformulazione strutturata, La riformulazione strutturale, cioè non devono capire che è uno che è schema, uno ma devono capire schema, che pensano e vivono così. perché Sì, perfetto. già Il passo prima. perché ma magari forse potrebbe in prospettiva, se per rispondere a quello che mi dicevi, no? Ma perché io andrebbe meglio se io ho un paziente che un poco differenzia e fa il gruppo, ne può giovare tantissimo. Certo. Però in termini di efficacia, Sì. se riusciamo a inserire, e devo dire che erano pazienti di questo tipo, Sì. pazienti che erano in grado di portarti un po' di qualche contributo per fare una riformulazione, guarda che tu in quell'episodio è andato così, tu ti sei comportato così, e poi alla fine ne hanno tratto giovamento. E poi un altro paio di cose, perché adesso col mio collega di Brisbane, Dave Misso, che ha già una formazione TMI, lui si occupa di domestic offenders, cosa che fa anche il collega Andrea Pasetto di Verona, che segue in supervisione, e stiamo cercando di applicare la TMI anche a questa popolazione. Che ovviamente, adesso non stiamo parlando di quelli che hanno un tratto psicopatico premeditato, quelli non è il nostro mestiere, no, però quelli che hanno un tratto di violenza domestica, di aggressività anche verbale, minacce, scoppi di rabbia, che è guidato dalla disregolazione emotiva, ci possiamo lavorare. Adesso con Dave stiamo pensando di adattare il TMI di gruppo per quella popolazione specifica. Lo dico perché mi riaggancio un po' all'importanza della formulazione, perché noi non è che non ci occupiamo dei disregolati, lo facciamo alla maniera nostra. Cioè, è chiaro che abbiamo tutta una serie di strumenti volti a promuovere la regolazione, ci mancherebbe, questo il nostro livello di originalità è minimo, insomma. Però il punto importante è il focus del nostro intervento, cioè dove noi andiamo a mirare. E avendo sempre in mente la formulazione dello schema, noi partiamo. Il mio desiderio, faccio sempre l'esempio dello scopo del rango sociale, è di essere apprezzato. Agonistico. Spero che l'altro mi apprezzi. Dentro di me covo due rappresentazioni alternative, valido, insufficiente, inadeguato, scarso, rifiutabile. L'altro quindi viene costruito con due possibilità, accetta e apprezza versus disprezza e svaluta, no? Il perpetratore di violenza domestica, sono riuscito a dire perpetratore e Proprio questo non lo sul video, ripetere però già più. ripeterlo mi ha creato difficoltà. Agisce violenza guidato da questo schema quando immagina o sente, percepisce, legge che la risposta dell'altro, la partner di solito, stia confermando l'immagine negativa. Questo genera un dolore psicologico sul quale il paziente non si sofferma e subito reagisce per proteggersi. Okay? Noi interveniamo lì.
non per regolare la rabbia, per andare a fargli rendere conto. Tu qui stai provando una cosa che sì, la tua compagna ti avrà elicitato in 10.000 modi diversi, per carità, ti ha anche trattato male, ma questo dolore appartiene da una tua visione interiorizzata e io qui posso fare qualcosa per placarti, per regolarti, per farti avere un altro punto di vista. Quindi questa è proprio un po' la filosofia che seguiamo sempre nella formulazione e vediamo se riusciamo ad adattarla anche appunto a gruppi per domestic offenders, che è comunque una popolazione che ha un bisogno enorme per se stessi e ovviamente per la società di essere curata, diciamo. Io prima, visto che siamo in video, proprio sorridevo, no? Perché guarda caso, quando ti prima hai fatto l'esempio, parto dallo schema agonistico. Mm-hmm. Io come esempio non farò mai quello dello schema agonistico, ma solo quello dell'esclusione evitamento. Certo, ma che chissà perché. È perché sei guidato dallo schema agonistico, esatto. che è quello della vergogna. Adesso voi non lo vedete, ma Benjamin sta sorridendo. Siamo all'ultima domanda di questa chiacchierata molto densa di argomenti, molto stimolante, che si riaggancia un po' a dove siamo. Siamo a Verona, i nastri di partenza un po' del congresso SICC, che è un'occasione in cui si può condividere, ragionare, presentare studi rispetto allo stato dell'arte della psicoterapia cognitiva in Italia, non solo. Secondo voi quali sono le tematiche su cui pensate o auspicate che si alimenterà il confronto tra i psicoterapeuti, i ricercatori nei prossimi anni? Cosa vi piacerebbe sentire parlare nei prossimi congressi SICC? La terapia cognitiva italiana, il dibattito è particolarmente vivace, diciamo, da questo punto di vista, perché ci sono alcuni, che mi sembra decisamente una minoranza, che sostengono il ruolo del tutto dominante della tecnica, no? E della focalizzazione su un elemento della psicopatologia. Segnatamente poi il rimuginio in generale, insomma c'è proprio una attenzione estrema e un mettere abbastanza radicalmente in secondo piano, con argomentazioni che ritengo anche abbastanza, come dire, poco fondate, diciamo, i fattori relazionali e aspecifici, no? Questo però, insomma, diciamo, ci sono posizioni, in realtà la posizione dominante del cognitivismo italiano è una posizione molto relazionale. C'è tutta la scuola dei colleghi dei sistemi motivazionali, diciamo, allievi e successori di Giovanni Liotti. E la cosa divertente è che parlavo l'altro giorno con un amico psicanalista molto bravo, che ha un modello, diciamo, sviluppato all'interno della psicanalisi, che è la Control Mastery Theory, e il collega è Francesco Gazzillo, e loro sono centrati da un tipo di formulazione molto molto vicina a quella che facciamo noi. A onore del merito, la Control Mastery Theory è di metà degli anni Ottanta, quindi insomma è una fonte di ispirazione per noi gigantesca. E chiacchierando con Francesco, insomma, no, poi nel nostro modo, che è sempre un po' accompagnato da pizza e, come dire, generi di conforto, c'è una visione molto simile. Lui è un po' più, come dire, sul primato del fattore relazionale. Chiacchieravo veramente con Francesco proprio dopo aver mangiato la pizza, molto buona fra l'altro, a Roma. Adesso non faccio esplicitamente pubblicità locale, poi la facciamo dopo, la diciamo in privato, quando vedranno l'intervista in video scriveteci ma come si chiamava quella pizzeria e risponderemo su Facebook. E praticamente dicevo, guarda, secondo me per esempio un intervento come l'esposizione comportamentale, l'esplorazione comportamentale ha un valore, cioè se tu capisci lo schema in seduta, io mi rendo conto di essere guidato da questo bisogno di approvazione, per restare coerenti, Raffaele, no? E poi capisco che è una mia idea, no? E però l'ho capito e capisco che è una mia idea, forse non è vero, forse ho valore, però porca miseria, quando vado fuori dalla stanza del terapeuta, lo schema c'è ancora un pochino, come dire, il suo peso, e quindi le mie azioni sono condizionate. Terapeuta, diciamo, di orientamento cognitivista in senso lato, sicuramente TMI, cioè benissimo, programmiamo un esercizio di esposizione comportamentale volto a capire che cosa le succede un attimo prima di agire il coping, quindi di rinunciare allo scopo sano e di mettere in atto meccanismi protettivi. A nostro parere, senza quel tipo di sostegno comportamentale alla comprensione della seduta, è difficile che il cambiamento si strutturi e persista e si mantenga. Obiettava Francesco, obiezione in realtà che fondata e giusta, sono d'accordo, sì, però sostanzialmente che sta facendo il paziente?
sta portandosi dentro l'immagine interiorizzata del terapeuta e questo lo aiuta a sostenere il compito. Quindi comunque anche l'esecuzione del compito ha un, come dire, una valenza relazionale, cosa sulla quale sono totalmente d'accordo, no? Però io resto sul discorso che fare determinate cose, cioè proprio determinate tecniche, che sono tecniche meditative, tecniche di allocazione dell'attenzione, tecniche sensomotorie o pratica di attività di vita di un certo tempo, ha un valore che è comunque unico. Okay? Cioè io posso avere capito questo, portarmi dietro il terapeuta, ma se poi torno a casa la sera e tutte le sere che il Signore manda in terra mi piazzo davanti alla televisione, mi prendo una birra, mi vedo la serie televisiva e non esco, non vado a fare un corso di ballo, non vado a iscrivermi a un corso di pittura, così per, ci sono varie aree ludiche, ognuno ha le sue creative, poi io mi porto anche il terapeuta interiorizzato dentro, ma se poi non eseguo quell'azione, io non avrò il feedback motorio che mi cambi, che mi farà, come dire, ulteriormente implementare le nuove immagini mentali e ancorarle nel corpo e quindi cambiare la componente procedurale degli schemi e crearne di nuovi. Noi ci stiamo muovendo su quell'interfaccia. Quindi io mi aspetto di sentire così, non lui, perché non lo voglio più sentire, detto proprio chiaro. Però la possibilità, no, che già c'è, devo dire, ho dato una lettura anche al programma, la possibilità di far dialogare, diciamo, approcci che possono proporre interventi che però assumono che all'interno di un razionale assumono e possono assumere una forza, un valore, una potenza. Sì. Far dialogare il, come diceva prima Giancarlo, aspetti immaginativi, sensomotori, cognitivi, anche l'immaginio stesso. Sì, certo, che è importantissimo, assolutamente. Cavolo che è importantissimo. Farli dialogare, vedere come utilizzarli all'interno di un razionale che deve essere però ben... No, vabbè, il bene lo cancello, però l'ho detto, quindi, che deve essere ben definito, chiaro, ecco, volevo dire, sì. Un razionale, sì, chiaro. Sì. Quindi poter avere un dialogo aperto, uh-huh. Il che a volte non accade sempre, uh-huh. Lo continuerò con Francesco Gazzillo. Con Francesco Gazzillo. Al congresso SPR di sicuro, ah, certo, fra giusto, due settimane, è vero, no? Sì. Perché ormai questa capacità di dialogare ci deve essere, quindi io mi aspetto questo dal congresso. Uh-huh. E poi, vista la grande partecipazione, anche contributi nuovi, anche alla luce di dati, efficacia, sì, sì. Perché in questa maniera il cognitivismo veramente in Italia non è soltanto andare a parlare e anche parlare con quelli di Brisbane, chi sì. Parla, ma vedere che anche qui in Italia molta ricerca si fa. Insomma. Sì, sì, assolutamente. Questo mi aspetto. Siamo alla fine di questa intervista, grazie per sì. Tutte le informazioni, la condivisione che avete fatto, che ci avete il tempo che ci avete dedicato. Benjamin ci ha anche dato il questionario di dobbiamo fare un autosomministrato sul livello di vergogna che stiamo sperimentando. Io sto da 0 a 100, io sto sul 78-79. Allora io niente. È proprio, voglio vedere che rispondo. Che sei non compliant. Bene, ricordiamo anche che il vostro centro ha una pagina Facebook, un sito, un blog molto ricco, attivo e interessante, e niente, speriamo di poter avere nuovamente occasione di condividere ancora un po' della vostra esperienza e competenza. Grazie, grazie, grazie a te. Ciao.